supereroi. A chi non piacciono i supereroi? Guarda che veramente non piacciono a molte persone, anche se fosse onestamente io. Questi uomini e donne, molto spesso dai poteri che vanno oltre i limiti umani o che hanno tecnologia di alto livello, sono ormai entrati a far parte del nostro bagaglio culturale da molto tempo. Sto parlando del concetto di supereroi nato in America, con Marvel e DC, che ancora oggi affascinano milioni di fan con i loro Superman, Batman, Spider-Man, Capitan America, e che portano i giovani in un mondo di guerrieri della giustizia dalle origini più incredibili. Zio? Zio, sono tornato! Zio Ben! Zio Ben! No! No! Zio Ben! No! No! Ma a questo punto, io che sono così tanto affascinato dalle culture straniere mi chiedo, c'è un equivalente giapponese a tutto ciò? Un eroe che incarni lo stile e lo spirito giapponese? O una specie di stellino ipponico? Sono Virtual, ed ecco il mondo di oggi! Siamo negli anni 50, nella prefettura di Miyagi, e l'uomo che il mondo avrebbe imparato a conoscere come il re dei manga, Osamu Tezuka, per noi autore di Astro Boy e Kimba il Leone Bianco, volge il suo sguardo verso un giovane studente liceale che, partecipando ad una competizione fumettistica, attira le sue attenzioni, tanto da chiedergli di diventare il suo assistente. Il nome di questo giovane dalle grandi potenzialità era Shotaro Shinomori, e mentre noi lo conosciamo soprattutto per i suoi lavori cartacei ed animati come Cyborg 009, Sarutobi-chan e Hoshinoko Chobin, questo magnifico uomo dalla testa a broccolo è conosciuto in Giappone per essere stato uno degli autori più prolifici nel campo supereroistico live action, avendo creato, tra tanti, l'intero filone dei Super Sentai. O se preferite usare il nome della loro versione occidentale... i Power Rangers. Oh, Shinomori-sama, mi perdoni per aver usato il nome del diavolo! Shinomori-sama... Quante volte ti ho detto di non chiamarmi con i suffissi della mia lingua, maledetto tappo minchia di merda! Ah, e se vi piace il classico e sempre meraviglioso stereotipo dell'eroe con lo sciarpone al vento, allora adesso sapete chi ringraziare, visto che la cosa è partita da lui. Negli anni, Shinomori ha creato tantissimi altri eroi apparsi sul piccolo schermo, tra cui Kikaider, Inazuman, Akumaiser 3, Bycrosser... Ma la sua prima vera creazione, e forse quella più leggendaria, parla di un uomo di nome Takeshi Hongo, rapito dall'organizzazione Shocker e trasformato in un cyborg mutante per poi ribellarsi verso gli stessi malvagi che volevano usare i suoi nuovi poteri per conquistare il mondo. Il suo nome? Kamen Rider! Nato nell'ormai lontano 1971, Kamen Rider è stato uno dei primi veri supereroi nipponici. Era una serie classica dei tempi, con combattimenti contro minacciosi umani mutanti, scagnozzi ridicoli da pestare e con un eroe dal cuore puro e il pugno d'acciaio. Ai tempi fu un enorme successo, tanto che dalla prima serie ne nacquero altre, dapprima leggermente collegate per poi andare a staccarsi completamente dal concetto originale, tanto che al giorno d'oggi le serie più recenti possono essere praticamente guardate nell'ordine che si vuole. Le serie di Kamen Rider sono divise in due ere distinte, l'era Showa, che comprende i primi 9 Kamen Rider fino alla fine degli anni 80, e l'era Heisei, che va dal 2000 fino al presente. Queste due ere così staccate sono state evidenziate persino nella trama stessa del franchise, nella forma di una violenta faida tra i Kamen Rider dei due periodi storici. Tutte le serie di Kamen Rider hanno il proprio tema portante e, soprattutto negli ultimi anni, hanno giocato con i concetti più assurdi, andandoli ad implementare in modo veramente creativo e sorprendente in trame, rapporti e combattimenti che vanno a formare quello che mi piace considerare degli anime con attori veri. Il piano, come al solito, sarebbe di introdurvi queste serie di cui sono un grande fan uno ad uno, sperando di informarvi e di esprimere il perché le trovo così divertenti ed uniche. Tra l'altro vorrei prendere l'occasione per ringraziare tantissimo gli Italian Sentai Subranger. Sono un gruppo di fansubber davvero bravi che si occupano di Kamen Rider, Super Sentai e prodotti simili, e sono stati davvero gentilissimi nel fornirmi il permesso di usare il loro lavoro di sottotitoli in questo video. Grazie davvero, ragazzi. Se siete interessati al loro sito, andate a vedere il link nella descrizione del video qui sotto. Detto questo, vorrei introdurvi ai Kamen Rider con una delle serie più recenti, visto che sono anche le più accessibili persino per chi non si è mai avvicinato a questo tipo di prodotti.
La serie in questione si chiama Kamen Rider Gaim e il tema principale è... Aspettate un attimo, il tema principale di Kamen Rider Gaim è... La frutta. Il tema principale di Kamen Rider Gaim è la frutta. Va bene che voi giapponesi siete creativi, ma c'è un limite a tutto. Come si fa a rendere un tema come la frutta serio, a trasportarlo su un eroe come Kamen Rider? Non è possibile, sono sicuro che sarà venuto fuori una cagata e ci metto pure la mano sul fuoco. Com'è che si dice? Mai giudicare un libro dalla copertina. Una cosa che adoro non solo dei Kamen Rider, ma anche dei altri eroi giapponesi come Super Sentai, è come gli autori riescono a prendere un concetto di base assurdo o ridicolo e rappresentarlo in design o simbolismi che lo rendono, una ficata della Madonna. Ma introduciamo bene questa serie e parleremo dei design e dei combattimenti a breve. Kamen Rider Gaim è ambientato a Zawame City, una città fittizia dove è molto popolare il fenomeno dei Beat Riders, dei team di danzatori di strada, che si contendono gli stage sparsi per la città tramite un gioco virtuale di nome Invest Game. I Loxid, dei lucchetti usati per evocare e controllare gli Invest, vengono messi in giro da un misterioso venditore di nome Sid, che sembra avere il semplice compito di fomentare le rivalità tra i diversi team, ben presto mettendo in gioco anche delle misteriose cinture, che garantiranno un potere ancora più grande per difendere i propri stage. Oddio, detto così sembra una versione giapponese di Step Up. Al centro della vicenda troviamo Kouta Kasuraba, un giovane ex membro del team di Beat Riders soprannominato Gaim. Kouta si troverà ben presto in possesso di una di queste cinture durante la ricerca dell'amico scomparso Yuya, leader di Gaim, insieme all'amica di infanzia Mai, e dopo essere stati improvvisamente attaccati da un Invest in gomma e... in carne ed ossa, venuto fuori da un portale che conduce in una misteriosa foresta, Kouta sarà costretto a usare la cintura che lo trasformerà in un Armored Rider, sconfiggerà l'Invest e farà il suo primo passo verso un destino inimmaginabile. La guerra tra i Beat Riders si farà sempre più accesa, soprattutto con la comparsa di altre cinture, altri rider e attacchi di Invest entrati tramite degli squarci dimensionali che sembrano aprirsi per tutta la città di Zawame, apparentemente collegati con il colosso farmaceutico Yggdrasil. Una cosa che mi ha colpito davvero molto di questa serie è la sua evoluzione attraverso tutti gli episodi. Si parte da un concetto molto semplice, forse anche stupidotto, però poi va ad aggiungere sempre più dettagli, sempre più risvolti, fino a che a un certo punto vi accorgerete che la serie ha preso un tono totalmente diverso, andando a diventare anche molto profonda in certi ambiti. Questo è dovuto anche all'evoluzione dei personaggi, davvero ben caratterizzati, soprattutto grazie alle relazioni che si instaurano tra di loro. Il protagonista, Kouta, è un ragazzo profondamente altruista ma ingenuo, che durante la serie si scontrerà più volte con i propri limiti dovuti a ciò. Infatti non prenderà immediatamente sul serio il suo nuovo potere, tanto da reagire come penso farebbe chiunque otterrebbe un'armatura ipertecnologica così dal nulla. Orange Arms! Kouta? Oh. No. Doyo. これ今日肉じゃがだから。Ma non sempre l'ottimismo e la spensieratezza bastano e Kouta si ritroverà in difficoltà non poche volte per questo. Per compensare a ciò troviamo il suo rivale diretto, Kaito Kumon, leader del Team Baron. Un personaggio totalmente opposto, più schietto e meno ingenuo, ossessionato dalla ricerca della vera forza e del contrasto tra forti e deboli. Nonostante sia molto rude e a volte scorretto nei suoi modi, non è però il personaggio freddo che potrebbe sembrare. Wasurerunayo, Bozu. Itsu datte saigo ni tayoreru no wa omae zishin no tsuyasa da. Questi due individui così imperfetti si scontreranno più e più volte durante la serie, ma nonostante i loro ideali siano così diversi, il loro rapporto è mostrato come una rivalità rispettosa, come lo scontro di due forze opposte che però possono apprendere e migliorarsi a vicenda. Ma la rivalità tra Kaito e Kouta è solo uno dei tanti esempi delle relazioni che si evolveranno nella serie, come il difficile rapporto tra Michi, il migliore amico di Kouta, e il suo freddo e imperscrutabile fratello Takatora, misterioso capo di Yggdrasil. Insomma, la crescita dei personaggi e dei loro rapporti sono tra i punti più alti della serie,
Ma non sarebbe un video su Kamen Rider che si rispetti se non dessimo un po' d'attenzione anche al lato action della serie. Henshin! Orange! I design dei diversi rider sono creativi, vari, colorati e richiamano il frutto che simboleggiano con un equilibrio perfetto, rendendo dei supereroi fruttosi un concetto bellissimo. Abbiamo Kouta che ha come trasformazione, o Henshin, usando il termine tecnico, un incrocio tra un'arancia e un samurai giapponese con tanto di spada a forma di spicchio. Michi ha un misto di uva e guerriero cinese, mentre Kaito va a mischiare un cavaliere medievale e... Come on! Banana or! Usa una lancia. No, non penso di dover fare battute, ci state già pensando voi. Ce ne sono davvero per tutti i gusti, quasi letteralmente, tanto che questa serie conta il record per il numero più alto di rider rispetto a tutte quelle precedenti. E non posso non citare quel che probabilmente è uno dei rider più trash e allo stesso tempo più geniali dell'intera storia del franchise. Oren Pierre Alfonso. Immaginatevi questo, un travestito nerboruto di 40 anni che fa il pasticcere, proveniente da una carriera di generale nelle forze speciali, che parla mezzo francese e che si trasforma in un rider che mischia il frutto asiatico durian con un cavaliere romano. Messi! Genialità? Pazzia? Troppo wasabi nel sushi? Non ne ho idea, ma mi fa spisciare! Naturalmente non possono mancare modalità alternative, potenziamenti ed equipaggiamenti speciali, tutto un piano malefico per vendere più giocattoli Loxid e modellini possibile, ma che, purtroppo per me, funziona alla grande. È ammirabile la creatività messa non solo nei design ma anche nei combattimenti, che possono contare su una coreografia bellissima e dinamica, complici degli stuntman formidabili ed un buon uso degli effetti speciali nonostante il basso budget, tra esplosioni, mega salti, banane laser che spuntano dal terreno, fragole che esplodono in tempesta di semi appuntiti. Sono quelle piccole cavolate che però rendono nei combattimenti così pirotecnici ed avvincenti. Perché al cavaliere banana non gli dovete cagare cazzo! Non tutto però è gestito come dovrebbe. Mentre tutto il comparto fisico degli effetti speciali, come le armi e i costumi dei rider, possono contare su una buonissima fattura, lo stesso non si può dire quando entra in gioco la computer grafica. Gli effetti speciali sono vari e si sposano bene con la regia dei combattimenti per la maggior parte del tempo, ma quando entra in gioco l'occasionale mostrone in 3D, guardate. Io non so voi, ma me lo immagino così. Yo, motherfucker! Yo, check my moves, yeah! Yeah, that's the way, baby! Per fortuna l'uso dei mostroni 3D durante la serie è marginale e la maggior parte delle lotte sono basate sul più giusto mix di costumi ed effetti speciali, anche se ci sono esempi di computer grafica usata nel modo giusto nella serie, anche se sempre a basso budget. Kamen Rider Gaim può vantare, come altre produzioni, tantissimi riferimenti alla cultura sia occidentale che quella orientale e non so voi, ma a me piace tantissimo informarmi sulle scelte e sulle ispirazioni che hanno influenzato ciò che guardo, gioco o leggo. Persino la scelta della frutta come tema delle tute dei rider è stata studiata e implementata con ragion di causa. Un chiaro indizio è la presenza di Yggdrasil, che prende il nome dall'albero della vita dei miti nordici. Un altro riferimento si può trovare nella rivalità tra i Beat Riders e la contesa degli stage. Non è un caso che Gaim sia un samurai, infatti l'intero concetto fa da tributo all'epoca del Giappone antico, quando diversi clan si contendevano le terre nipponiche tra alleanze, guerre e tradimenti, prima dell'arrivo di Nobunaga Oda, i cui gli ambiziosi piani di conquista diedero il via all'unificazione del Giappone come lo conosciamo oggi. Come so tutto questo? Beh... Sono un umile uomo di cultura, mi informo, leggo molto e di certo non sono uno di quelli che si fa imboccare le nozioni da tutti i media da cui è circondato. Di simbolismi e riferimenti ce ne sarebbero molti altri, ma dovrei addentrarmi un po' troppo nella trama per mostrarveli. E non posso fare un discorso finale senza fare menzione della colonna sonora. Veramente, ma veramente bella. I brani cantati sono fomentosi e potenti come vuole la tradizione, ma la parte della colonna sonora che mi ha conquistato è quella strumentale. Lo stile adottato è quello tipico di queste serie, spinto ed energico, con chitarre elettriche mischiate a strumenti classici come ottoni e percussioni. Ma in più hanno aggiunto questi versi da impeto di battaglia e li hanno ritmati a dovere. Il risultato è spettacolare.
Kamen Rider Gaim è un magnifico esponente dei supereroi giapponesi e del genere dei tokusatsu in generale. La trama può vantare una profondità sorprendente per quel che ci si aspetterebbe da un prodotto simile, tanto da poter essere facilmente paragonabile ai migliori anime del genere shonen, tra coreografici combattimenti, un'evoluzione continua dei personaggi e, perché no, anche fettacci 3D da grasse risate. È una serie che sa intrattenere, anche se non è un tipo di prodotto che consiglierei a tutti. La recitazione puramente giapponese potrebbe risultare strana all'inizio, così come l'umorismo spesso al di fuori delle righe è molto più vicino ad un cartone animato che ad una serie live action. Tenete anche a mente che i Kamen Rider sono prodotti destinati soprattutto ai giovani nella loro terra d'origine, ma come ci ha insegnato l'intera storia dell'animazione e dei videogiochi, chi ha detto che ciò che piace ai bambini non possa essere apprezzato anche dagli adulti? Probabilmente persone molto noiose. È una serie che ha toccato il mio cuore. A tratti è strana, ridicola, infantile, stupidotta, eppure allo stesso tempo così piena di emozioni, di azione, di creatività, tanto da divorarmela fino alla fine. Giusto l'ultimo episodio è il risultato di troppo, ma questo perché le vicende principali si chiudono in quello precedente e ciò che succede dopo risulta una semplice aggiunta. Non so se deciderete di seguire la serie o no dopo questo video, ma sono contento anche solo di averla condivisa assieme a voi. E vi ringrazio di avermi ascoltato fino alla fine. E ora, appassionati di tutto il mondo, unitevi a me in un'ultima... Henshin! Lock on! Come on! Supereroi. A chi non piacciono i supereroi? Ma veramente non. Un po' prima. No, ma veramente non piacciono a molte persone, non c'è niente. Ok, io la più. Ok. Vai, prova. Supereroi. A chi non piacciono i supereroi? Ma veramente non piacciono a molte persone, non ci vedo niente di male. Hai fatto cadere la lampada. No. Ci sei? Sta registrando. Vai. Ah! Ora sì. Io voglio dire che volevamo tirare le banane, dovevano essere di più, cioè doveva essere tipo 4 banane, ma una si è staccata e questa è purtroppo è così adesso, cioè quindi alla fine una banana e basta.